giocato molto bene in maniera insomma molto decisa il primo tempo. Poi è stato un discorso fatto negli spogliatoi, o qualcosa a livello tattico è cambiato nel secondo, perché si è vista Lazio molto chiusa, escluso con l'ultima occasione di Onazzi, quel contropiede è stata lì solamente ad aspettare da Roma. No, non aspettavo un secondo tempo così della Lazio, perché il primo tempo abbiamo fatto molto bene. Siamo ripartiti, abbiamo avuto anche degli ottimi fraseggi, abbiamo avuto anche così qualche buona opportunità sulle ripartenze. Secondo tempo, ho messo Mauri in questa zona qui perché De Rossi godeva di particolare libertà, perché era praticamente l'uomo in appoggio a tutti gli appoggi dei difensori della Roma, e da lì faceva partire le azioni. Allora, mettendo Mauri su quella zona, impegnando un po' di più Maicon, che cominciava a venire giù con insistenza sulla parte, diciamo, destra, ho cercato di dare un po' di equilibrio, però mi aspettavo sicuramente qualche partenza in più, mentre non ce l'abbiamo fatta, probabilmente perché la Roma ci ha schiacciato nella metà campo, perché lì sul piano del pareggio, quando noi siamo un po' stanchi, diventa un po' difficile fraseggiare e venire fuori. Ecco, la Roma sul piano del pareggio e anche sul piano fisico sono veramente a un strapotere, soprattutto due centrali con De Rossi davanti alla difesa, perché sia Benatia e sia Castan è un muro perché ti pressa, non ti fanno girare, accompagniamo Klose fino alla metà campo, insomma, giocavano in anticipo, diventa un po' difficile. Abbiamo avuto questa palla con Monasi che magari se poteva andarci bene, se riusciva a fare la finta di darla, rientrava sul destro e poi l'appoggiava, forse era meglio. Però devo dire la verità, insomma, la Roma non avrebbe meritato chiaramente di perdere per come è andata la partita. Noi abbiamo fatto molto bene sul piano difensivo, loro ci hanno pressato, ci hanno attaccato e ci siamo arrivati sempre per pelo, però conclusione in porta la Roma non ne ha fatte, insomma, almeno per quanto mi ricordo. Noi lì abbiamo fatto bene, però è pesato tutto sulla nostra linea difensiva con Ledesma davanti, con i quattro di dietro. Forse ci è mancato un pochettino nel secondo tempo, da metà campo in avanti, non avevamo più forza. Buonasera, Sì. mister. Che cosa l'ha soddisfatta e che cosa l'ha delusa di questo derby? Cosa le è piaciuto e cosa no? Ma proprio della gara in se stessa, che No, il io risultato parla da solo, secondo te. ragazzi, io il risultato, c'è cioè una squadra contro la Roma, l'avrei firmato sicuramente prima di iniziare, considerando il valore della Roma, considerando anche chi hanno, soprattutto sulle zone laterali, che ti possono mettere in difficoltà da un momento all'altro, perché loro giocano sicuramente sulle ripartenze, perché è una squadra che ti chiude e poi quando tu commetti l'errore sono prontissime a ripartire, perché loro tutte le ripartenze che hanno fatto hanno creato sicuramente qualche problema. E noi più di così non potevamo fare. Cosa le è piaciuto? Cosa le è No, piaciuto è di suo? piaciuto lo spirito, è piaciuto l'anima, la determinazione. Andavamo su tutte le palle quando la Roma si avvicinava al limite dell'area, anche al primo tempo, eravamo 4-5 sul pallone. L'abbiamo portato via dai piedi con grande determinazione, grande carattere. Cioè, questa squadra è un'anima, una squadra che corre e poi magari può avere difficoltà, perché non abbiamo molto pareggio in questa zona centrale del campo, perché sai, quando sei stanco, se hai delle doti tecniche per venire fuori, e fai meno fatica sicuramente, però sul piano della corsa, sul piano dell'organizzazione, anche dal punto di vista difensivo, noi abbiamo fatto un'ottima gara, perché se non sei così non fai risultato contro Buonasera. la Roma. Buonasera. Proprio questo aspetto qua della fatica fisica, della brillantezza, non è strano che la Lazio fosse più stanca della Roma che ha giocato l'altro giorno? Cioè la Lazio si è difesa oggi, cioè di solito fa più fatica che Sandy sta. Gonzalez ha speso energie enormi, Ledesma la stessa cosa, cioè praticamente il centrocampo vive su questi due giocatori, perché Keita era sull'esterno. Stesso discorso riguarda Lulic, che deve fare la fase offensiva dopo deve rientrare a metà campo. Non posso pretendere che i giocatori, si ammazzano quasi, perché lui quanta cosa ha fatto, Ledesma, quanto ha fatto Gonzalez, non ce la faceva più, non riusciva più a rincorrere. Poi ho messo dentro, diciamo, l'asino così sul campo, perché avere due uomini in questa zona generale del campo diventa un po' pesante. Perché Mauri poi l'ho inserito, che pensavo mi potesse dare qualcosa in più, lì forse ho sbagliato, perché bastava fargli fare 20 minuti, invece pensavo mi potesse tenere 45 minuti, ma d'altronde devo metterlo dentro, perché se non devo recuperare. L'unico allenamento per lui importante è quello delle gare, perché deve trovare i tempi delle gare, deve trovare lo spazio,
e anche la condizione fisica solo per allargare, perché da 8 mesi che si allena ogni giorno però non è sufficiente. Moltissima cosa, non sono appassionato di queste polemiche che ci sono state in questi giorni, e tuttavia per quello di cronaca Garzia ha detto che la Lazio nel primo tempo è intimidito. Come? Intimidito nel primo tempo. Intimidito? La Lazio ha intimidito, ha detto Garzia che nel primo tempo la Lazio ha avuto un atteggiamento intimidatorio. Noi? Noi no, forse loro erano un po' intimiditi della nostra condizione per come abbiamo giocato, perché la Roma aveva un po' di paura nel primo tempo, ma non per quanto riguarda intimidire dal punto di vista credo, io non l'ha specificato, forse intendesse qualche fallo particolare più. No, non credo assolutamente, perché falli veramente oggi non ci sono stati. Non mi dà l'impressione che sia stata la bacchetta. C'è stata un'entrata a piedi uniti di De Rossi, vi ricordate la prima entrata che ha fatto oltre la metà campo e basta, che poi ha fischiato fallo, l'ha richiamato, ha detto la prossima, poi chiamonisco. Quella è stata l'unica entrata, diciamo, fatta con una certa energia, diciamo. Chiamiamola energia e basta, poi per il resto non mi sembra di aver visto altre situazioni. Ciao mister, 3 domande in una. La prima, se ti aspettavi di più da Keita. La seconda, se pensi di far fare un po' di addestramento tecnico a Nazzi, perché sul pallone è un pochino deficitario. E la terza, ho visto che nel recupero stavi mettendo dentro Cacutà. Poi ci hai ripensato, volevo capire così. No, perché l'ho visto in settimana, pensavo che potesse dare una mano sulla vivacità, sulla corsa, mettere un po' in difficoltà, però appena arrivato deve trovare ancora la condizione. Poi ho visto che mi ha alzato solo 2 minuti e ho detto non vado a perdere tempo perché devo andare a recuperare 30 secondi e non valeva la pena. Se dovevo farlo forse un po' prima, e avrei fatto respirare un po' Candreva che ha speso parecchio, insomma, in questa gara. Poi per quanto riguarda Onasi, sai, ha giocato 10 minuti, non è che potevo pretendere molto di più di lui perché ha fatto un'interdizione, ha fatto una buona cosa sulla parte destra, ha buttato la palla, è venuto fuori col fraseggio, e poi che ha avuto questa palla in fase offensiva che si poteva sfruttare un po' meno, ma d'altronde è un ragazzo giovane, ha delle ottime qualità, e si farà. No, Keita, ragazzi, non posso pretendere che faccia grandissime prestazioni perché lui qualche colpo l'ha fatto, insomma. Poi, sai, a dire di amministrare la palla, di tenere sulla palla, di avere del mestiere, non posso pretendere che Keita mi faccia questo, insomma, no? Perché lui poi, tra l'altro, per come lo conosco, penso che abbia fatto anche abbastanza bene, perché ha rincorso Maicon un paio di volte, è venuto su sulla parte sinistra, qualche volta ha messo anche un po' la pressione Maicon. Non posso pretendere molto di più da Keita, maturerà pian piano facendolo giocare ancora, facendo ancora delle partite. Queste sono crescite che vengono pian piano. Mister, volevo chiederti, ma con Garcia hai avuto modo di chiarirti dopo la partita, visto il suo male? Ma io non ho bisogno di chiarire niente, io ho un curriculum e non solo fatto di numeri, perché sapete quanti anni sono in questo ambiente calcistico, ma ho un curriculum di atteggiamento, di comportamento. Io sono sempre stata una persona onesta, ho chiesto scusa a lunedì perché l'ho fatta in forma, poi chi ha visto l'intervista stavo ridendo, ho fatto una battuta perché poi il derby... Non pensavo che questa situazione arrivasse così alla risposta di oggi, particolarmente esagerata. Comunque vorrei chiudere questa situazione. Pensavo di meritare più rispetto, se non altro per il passato. L'ultima. Ciao Ali, buonasera. Eccomi. Buonasera. Ciao. Allora, una domanda nella pubblicità. La domanda è, ti ho sentito parlare a Sky, ma sull'argomento Mauri. Hai detto era stanco prima di entrare in campo. No, era... Quindi la domanda è perché hai fatto entrare in campo? E a saperlo, cioè io l'ho visto come si muoveva e ho capito che ha avuto difficoltà perché c'è il derby, sono 8 mesi che non gioca e aveva sicuramente un grandissimo peso sulle spalle, però sai, non puoi immaginare che possa avere una difficoltà di questo genere, però d'altronde bisognava pur dargli il battesimo, no? Perché sennò quando inizia e nelle condizioni di iniziare pensavo di fargli fare un 20 minuti e mezz'ora, così come avevo detto prima, dal punto di vista tattico De Rossi mi creava qualche problema in questa zona centrale del campo. Allora mettendo Mauri, magari attaccandolo e limitando un po' le uscite della Roma, pensavo di trovare un assetto tattico più adeguato, tipo qui. La curiosità è, sbaglio o non c'era una vita?
sbaglio? O non c'era Maurizio Manzini in panchina? No, non c'era, mi dispiace, da 2-3 giorni che non sta molto bene. Ha dovuto rimanere a Formello con un suo grandissimo dispiacere, però cosa di poco, nel giro di 3 o 4 giorni, almeno così i medici mi hanno detto non riuscire a camminare perché c'è un problema linguine, niente di particolarmente grave, insomma. Grazie. Prego. Grazie.